Ciao, mi chiamo Aldo Passamonti e sono un formatore motivazionale. Sei qui oggi per accrescere i rapporti con gli altri e con la propria famiglia. Perché parlo accrescere? Perché dobbiamo costruire un rapporto stabile e duraturo e anche di crescita con gli altri. Che cosa vuol dire la crescita? Vuol dire coltivare un rapporto. Che strana parola che hai usato. Coltivare. Cosa vuol dire la parola coltivare? Abbiamo mai visto un coltivatore? Cosa fa? Toglie le erbacce e annaffia, si prende cura di quello che sta coltivando, lo ama e non salta neanche un giorno. Il suo impegno primario è amare quello che sta coltivando. Ora, se questo è un esempio importante, ricordiamocelo. Quindi dobbiamo coltivare i nostri rapporti interpersonali e i nostri rapporti con la famiglia. Coltivare un rapporto con la famiglia, cosa vuol dire? Dobbiamo comprendere che tutti noi siamo al centro del proprio universo. Siamo al centro del nostro universo. Noi siamo in questo momento, in questo attimo e nei futuri attimi, il centro di noi stessi. Se noi siamo al centro, anche gli altri hanno il loro centro. Non possiamo pretendere che gli altri abbiano la nostra idea. Non possiamo pretendere che gli altri abbiano i nostri gusti. Non possiamo pretendere che la nostra comunicazione possa essere sempre efficace. Dobbiamo migliorare la nostra comunicazione. Qui potrai cliccare il video sulla comunicazione. Come sai, mi piace farti un regalo. La comunicazione esiste di tre tipi. Non lo sapevi, vero? La comunicazione è di tre tipi. Sì, comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Pensa, la comunicazione verbale, cioè quello che noi verbalmente diciamo ad un'altra persona, incide solo al 5% sulla nostra comunicazione. 5%, 5%, praticamente quasi nulla. Quindi dobbiamo comprendere che quello che noi stiamo dicendo, le parole stesse, solo nella comunicazione verbale, servono il 5%. Comprendi che a volte ci sono delle incomprensioni con gli altri e il motivo è anche questo. Dici, ma come? Eppure ho comunicato questo e non mi ha capito. Sì, il 5% soltanto è troppo poco. Poi abbiamo il non verbale e il paraverbale che racchiudono il 95% della nostra comunicazione verso gli altri. Comprendi con me che è importantissimo curare questi altri due dettagli. Non si possono lasciare al caso. Non puoi pretendere di lasciare al caso questi due elementi così importanti. Non possiamo assolutamente lasciarli al caso. Non possiamo e non dobbiamo. Quindi abbiamo detto che il verbale racchiude solo il 5%. Quindi quello che sarà la nostra comunicazione, cioè il dialogo che andremo a comunicare agli altri, inciderà solo al 5%. Ora andiamo a approfondire il resto 95%, credo che sia più utile. 95%, quindi lo dividiamo in due questo 95%. Il non verbale e il paraverbale. Il non verbale che cos'è? Il non verbale è la nostra postura del corpo. Il non verbale cos'è? La nostra postura con le gambe. Il non verbale cos'è? Il nostro viso. Il non verbale cos'è? Le nostre mani. La nostra comunicazione con le mani. Queste mani sono importanti. Anche i piedi sono importanti. Se io vado indietro o vado avanti, comunico qualcosa, ok? Quindi non lasciamo niente al caso. Quando vogliamo una comunicazione efficace, cerchiamo di essere molto più attenti con questi altri due elementi, oltre al verbale. Non lo trascuriamo neanche quello. Quindi abbiamo detto che il non verbale è il nostro corpo, la nostra comunicazione con il nostro corpo. Quindi sappiamo che se faccio questo, se faccio questo, se faccio questo, o se faccio questo, sto comunicando. Più o meno sto comunicando. Adesso abbiamo il terzo, non per importanza, ma è il paraverbale. Cos'è il paraverbale? Il paraverbale è il nostro accento nel dialogo. Cosa vuol dire l'accento? La tonalità della voce che usiamo per dialogare con un'altra persona. La stessa comunicazione fatta con questi due elementi, il non verbale e il paraverbale, in maniera sbagliata, non comunica affatto, crea soltanto malintesi e equivoci. Quindi comprendi con me che dobbiamo fare il difficile prima per avere il facile dopo e non il facile prima per avere il difficile dopo. Fare una comunicazione blanda ci crea un facile prima, ma un difficile dopo, perché probabilmente, essendo stata blanda, andremo a creare quello che è il difficile dopo,
andremo a creare quello che è una comunicazione non efficace. Noi siamo dei comunicatori efficaci. Tu devi diventare un comunicatore efficace per te stesso, per la tua famiglia e per i tuoi amici. Come si diventa un comunicatore efficace? Migliorando questi due elementi. Quindi abbiamo detto che la comunicazione non verbale è il nostro corpo. Faccio un piccolo esempio. Se io utilizzo una postura così e ti dico: ciao, mi chiamo Aldo Passamonti, sono formatore motivazionale, voglio accrescere la tua formazione. Ho detto le stesse identiche cose o molto simili dell'inizio del video. Che comunicazione ti ho portato? Sicuramente meno produttiva rispetto a quella che dovrebbe essere. Quindi, se io ti faccio lo stesso esempio: ciao, mi chiamo Aldo Passamonti e sono formatore motivazionale. Benvenuto in quello che è il corso più importante per la tua vita, la comunicazione efficace. È cambiato qualcosa? Cosa ho cambiato? Sicuramente la postura, e non solo, vero? So che tu sei una persona attenta. E proprio per questo andiamo a vedere il terzo elemento, che è il paraverbale. Quindi, cambiando l'accento di quella che è la comunicazione, può diventare una comunicazione efficace o non efficace. L'accento? Sì, l'accento. Il mio accento è depotenziante. Sì, ciao, mi chiamo Aldo Passamonti, sono un formatore motivazionale e sono qui per aiutarti a crescere. Questo accento può essere di entusiasmo, può essere di coinvolgimento, ti stimola l'azione, ti tiene attento, riesci a seguirmi? No. Ricordo sempre: ciao, mi chiamo Aldo Passamonti e sono un formatore motivazionale. È cambiato qualcosa? Sì, il mio accento. Quindi dobbiamo comprendere che per migliorare i rapporti con gli altri dobbiamo curare la nostra comunicazione e dobbiamo ricordarci anche che ognuno è al centro del proprio universo e ognuno ha la propria visione della vita. La chiamiamo questa visione della vita la mappa della vita. La mappa che cos'è? Come ogni mappa ha una destinazione. Oltre ad avere una destinazione, ha un percorso. Oltre a un percorso, ha una partenza. Quindi dobbiamo comprendere quello che è la partenza, perché da lì si capisce l'inizio, la partenza della persona. Che cosa ha vissuto prima questa persona, prima di incontrare noi? Qual è stato la sua esperienza del passato? Quella è la sua partenza, il suo tragitto. Qual è la sua strada per arrivare alla sua destinazione? Qual è? Quanto è tortuosa? Quanto è dritta? Quanto è in salita? Quanto è in discesa? In base a quello la persona sarà più propensa alla difficoltà o più propensa alla facilità. È indubbio che ognuno di noi ha la propria mappa della vita. Quindi non possiamo pretendere di entrare con la nostra mappa della vita agli altri e pretendere che loro devono entrare nella nostra. No, un comunicatore efficace è colui che entra nella mappa della vita degli altri, comprende la sua posizione, comprende la sua partenza, capisce qual è la sua strada e vede il suo risultato, vede il suo traguardo. Con questo sistema è molto più facile arrivare a una comunicazione efficace, diretta con la persona e riuscire a utilizzare dei termini o delle espressioni non verbali o paraverbali in modo più costruttivo, in modo da creare una comunicazione efficace. Quindi la nostra mappa della vita è fondamentale, anche quella dell'altra persona è ancora più fondamentale. Una comunicazione efficace si fa che entrando nella mappa della vita dell'altra persona, comprendendo la partenza, comprendendo la strada, comprendendo il traguardo, calibrando il tono di voce, adeguandolo al momento della vita dell'altra persona, seguendo la comunicazione non verbale nel modo giusto e per ultimo aggiungere il testo, che è il 5%. In questo modo avremo una comunicazione più efficace, in questo modo riusciremo a comprendere più profondamente gli altri, perché siamo noi che dobbiamo comprendere gli altri, non sono gli altri che devono comprendere noi, sei tu che devi comprendere l'altro. Mettitelo in testa, devi fare il difficile prima per avere il facile dopo. L'obiettivo è questo: io non ti toglierò la stanchezza, io te l'aggiungerò, ma dopo
Quando queste nuove abitudini saranno entrate a far parte della tua vita, tu avrai una vita facile dopo. Ti renderai conto che sarà tutto in discesa. Gli altri ti vorranno bene e ti chiameranno e ti cercheranno per fare un progetto insieme, per crescere insieme, per avere dei consigli. Quello che accade nella mia vita è questo. È importante avere la stima degli altri. Accresce quello che era il corso precedente dell'autostima. Avere quell'autostima, ovviamente, come abbiamo detto, lo ricordiamo, l'autostima è prima di tutto dentro di noi, non agli eventi esterni, non quello che è l'opinione degli altri, ma prima di tutto dentro di noi l'autostima, in modo da renderla più forte e non vulnerabile. Però comunque avere la crescita degli altri che ci vogliono bene e ci stimano, ci cresce ancora di più, ci dà ancora una corazza ancora più forte della nostra autostima, importantissimo. Quindi abbiamo detto che dobbiamo entrare nella visione degli altri, dobbiamo entrare nella mappa del mondo degli altri, dobbiamo calibrare quello che è il nostro, la comunicazione non verbale e paraverbale, adeguandoci agli altri e guidandola al risultato. Dobbiamo anche essere da guida. Guida in che modo? Vuol dire iniziare con la sua calibrazione e poi mano a mano che andiamo avanti con la comunicazione dobbiamo entrare in azione, devi arrivare al tuo dialogo dicendogli il risultato che vuoi ottenere. Ovviamente non possiamo avere l'illusione. Che cos'è l'illusione? L'illusione è credere di riuscire per forza e certo, matematico al 100%, di ottenere un risultato. Questa è un'illusione. Dopo un'illusione, purtroppo, spesso e volentieri c'è una delusione. Quindi, se noi togliamo prima l'illusione, la delusione non può esistere. La delusione è il risultato dell'illusione. Quindi, se togliamo l'illusione di poter decidere per gli altri e cerchiamo di migliorare la qualità della nostra comunicazione, sono certo che avremo dei risultati migliori. Oltre questo, ti faccio un piccolo regalo. Mi piaci, mi stai simpatico, hai già seguito gli altri miei corsi e sono certo che continueremo a seguirci. E quindi, siccome ti voglio bene, sì, ti voglio bene. È strano, perché di solito difficilmente non lo diciamo neanche ai parenti. Invece io ti voglio bene e ti voglio dare più possibile quello che è la mia esperienza, quelli che sono stati la mia formazione. Te la voglio concedere gratis, pensa quanto ti voglio bene. Dobbiamo annullare quello che è la nostra opinione. Annullare la nostra opinione. Quando abbiamo un dialogo con un'altra persona, noi abbiamo dentro la testa una vocina che si chiama voce interiore, che ci sta comunicando qualcosa. Ci piace dare consigli, ci piace dire la nostra. Quando comunichiamo con un'altra persona, dobbiamo annullare la nostra opinione, annullarla completamente. Dobbiamo ascoltare in maniera profonda gli altri, dobbiamo seguirli nella loro mappa della vita, dobbiamo calibrare quello che è la nostra comunicazione non verbale e paraverbale e guidarli con il testo, senza mettere la nostra opinione. Non dobbiamo aggiungere la nostra opinione nella vita degli altri, non possiamo essere così superiori agli altri di dire la nostra. Ce lo dobbiamo togliere dalla testa. La nostra opinione è solo nostra, è per noi e basta. Quindi ricapitolo tutto, facciamo un brainstorming di questo corso che è stato importantissimo per la comunicazione efficace verso gli altri. È sapere prima di tutto che noi siamo al centro del nostro universo, gli altri sono al centro del loro universo. Secondo punto importantissimo, comprendere la loro visione della mappa della vita. Qual è la loro visione? La partenza, la strada e il traguardo. Compreso la loro visione della vita, dobbiamo comunicare qualcosa controllando il paraverbale, il non verbale e il verbale. Tutte e tre fanno una comunicazione efficace. Poi dobbiamo ricordarci di annullare la nostra opinione. Per ultimo, non per importanza, dobbiamo non illuderci. Non ci dobbiamo illudere. Dobbiamo ricordarci che siamo nati per amare. Quindi dobbiamo amare il prossimo. Amare il prossimo vuol dire accettarlo per come è, amarlo per come è e viverci in maniera sincera. Anzi, sinceramente sincera. Questo migliorerà i tuoi rapporti con gli altri. Solo così potrai accrescere quello che è la stima degli altri nei tuoi confronti e migliorare e fare dei rapporti così stretti e così profondi, sinceri.
anzi, sinceramente sinceri. E proprio per questo colgo l'occasione per introdurti al prossimo video. Mi è stata fatta una domanda importantissima. Aldo, come si fa ad essere sinceramente sinceri? Anzi, ringrazio perché così possiamo approfondire. Come si fa ad essere sinceramente sinceri? Se clicchi qui, hai la possibilità di passare al prossimo video per essere sinceramente sinceri. Ormai è diventato il mio tormentone. Dobbiamo essere sinceramente sinceri. Questo video ti dà l'opportunità di accrescere quella che è la sincerità in noi stessi. Perfetto, dopo questo sappiamo sempre, non ci dimentichiamo, che rimane un video importantissimo dei quattro video di partenza, che è la salute. Eccola qua, ce l'hai qui, pensa che bello, la salute è a portata di mano. L'hai mai creduto che la salute era qui a portata di mano? Sì, oggi è così. La salute, quindi lo stato fisico, non illudiamoci, la salute io intendo anche lo stato fisico, quindi la nostra situazione fisica, si può migliorare, si deve migliorare, assolutamente, si deve migliorare, quindi clicca anche qui per passare al video successivo. E soprattutto ricordati di iscriverti al canale. Se hai dei suggerimenti o se hai delle domande, qui sotto hai la possibilità di annotarle. Iscriviti, qua hai il link per l'iscrizione. Metti ora un bel mi piace sotto, grazie, e soprattutto aiutami a crescere, quindi duplica quello che è stata la tua esperienza, parlane con altre persone, condividi questo video con altre persone. Sicuramente so che hai tantissime persone a cui vuoi bene e sono certo che loro hanno bisogno di crescere e migliorare. Quello che stai facendo tu lo devi moltiplicare verso gli altri. Continua su questa strada e ci vediamo al prossimo video. Ciao!